presentate le liste a sostegno della mozione di Michele Emiliano in Abruzzo, mozione sostenuta tra gli altri dall'onorevole Antonio Castricone e dal sindaco di Francavilla Antonio Luciani. Per la provincia di Pescara capolista sarà Mirko Frattarelli, segretario dei Giovani Democratici, per la provincia di Chieti il capolista invece Luigi Febbo, consigliere comunale del PD a Chieti e amico di vecchia data del governatore della Puglia. All'Aquila il capolista è Franco Andrea Casciani di Sulmona, già presidente del Consiglio durante l'amministrazione Ranalli, mentre a Teramo il capolista è Vincenzo Macedone, segretario del circolo PD di Montorio Alvomano. Il partito ha bisogno di uomini come Emiliano, ha commentato Luciani, che ha chiamato il leader via telefono per renderlo partecipe delle scelte fatte in Abruzzo. Io so che avete fatto un lavoro capillare, avete strutturato tutta l'area di riferimento che noi chiamiamo ormai Fronte Democratico, che è l'area che abbiamo formato tutti insieme e nella quale ovviamente si lavorerà non solo in questi ultimi giorni di campagna elettorale ma anche successivamente, perché voglio ricordare che questo è un congresso di partito, non sono delle elezioni comunali o della presidenza della regione, sono i metodi attraverso i quali si compone la politica del più grande partito del centro-sinistra italiano. L'obiettivo è quello di cambiare il partito, di cambiare questa impostazione che non è solo un'impostazione nazionale ma che poi è diventata un'impostazione a tutti i livelli, dai circoli ai livelli provinciali e regionali, di un partito che non parla più, di un partito, se va bene, autoreferenziale, che stenta a riunirsi, che stenta a confrontarsi e che stenta poi anche a capire le vere esigenze delle persone, rispetto alle quali un partito di sinistra come il Partito Democratico non può mai perdere questa vocazione. Noi vogliamo che si torni esattamente a questo e questa sfida, per quanto difficile, con la candidatura di Emiliano ha esattamente questo sapore e questo significato.